Allora, ah, ciao Esteban. Ora si inizia, ora si inizia. Ciao, cazzo, quanto c'è? Boh, già 8 persone, bene, bene, bene. Buonasera, grazie, buonasera, doctor, quanti cazzo. Ah, c'è anche un sacco di gente carina, bene, bene, bene. Ora, magari, sapete, mi perdo, Mavrus. Tanto buonasera, se siete a 25 e in 30 secondi non mi era mai successo. Vabbè, dai. Aspettando Mavrus, sarà tipo la nostra nuova rubrica, Aspettando Mavrus. Urca, no, Alduz, ti faccio entrare un'altra volta, ora c'è Mauro. Allora, ciao Renzo. Bene, bene, vedo un sacco di gente che entra. Eccolo. Ciao, bella raga. 120 persone solo per Mauro, magari. Pare un film, esatto. Ciao, ciao a tutti voi che state entrando. Allora, buonasera, ciao, grazie. Dai, 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 ciao, 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 ora si parte, appena arriva. E si farà una. Quanto mi sento VIP? Ma no, dai, non mi sento tanto VIP. Finisco a guardare l'intera discussione per 24 ore, possiamo magari. Ok. Ciao, benvenuti. Intanto che aspettiamo Mauro, vi ricordo che. Voi che siete, tra virgolette, nuovi di Metalit, vi ricordo che comunque facciamo un sacco di video su YouTube, anche noi mettiamo gli anniversari dei dischi, facciamo un sacco di cose fighe. Pagine Facebook, YouTube, Instagram, Periscope, non ancora Periscope, non credo, cioè Instagram, facciamo già abbastanza dirette. Eh sì, lo so che vogliamo Mavrus, anche io voglio Mavrus, Ettore, ma appena arriva si fa entrare, visto che non c'è ancora. Allora, intanto, che cosa mi. Dove lo vogue? Che senso? Metalist top, grazie. Mavrus, fatti vedere. Scriveteli in privato. No, Alduz, non ti faccio entrare. Perché nemmeno Esteban. Perché eccolo. Ciao. Oh, buonasera, si Buonasera. vede, si sente tutto correttamente? Sì, si vede, si sente. Bene, Ci siamo. Ti immagini si è scordato, ma perché mi avete preso? Ma bada cosa mi tocca leggere. no, no, no. Scherzo, eh? Buonasera a tutti comunque. E grazie per avermi invitato a questa live serale. No, era un sacco che volevo invitarti. Ora stiamo, per esempio, settimana prossima c'è Francesco Paoli di Flash God Apocalypse. Qualche settimana fa c'era il bassista degli Aborted, insomma, un sacco di Bassista gente. degli Aborted? Ah, Stefano Franceschini, bassista anche degli Hideous Divinity, sicché l'ho portato qui con me. È un piacere averti qui con noi e niente. piacere mio, grazie, grazie. Come stai? Come ti stai passando questa quarantena? Ma la passo nella prigione che ormai è diventata casa mia, perché un po' come tutti. Comunque no, non mi lamento, mi sembra di essere tornato come quando avevo 6-7 anni, che ero un bambino che scoprivo le cose belle di stare in casa, avevo tutto il tempo libero per fare quello che mi pareva. Fondamentalmente il tempo lo trascorro facendo le solite cose, quindi ascoltando musica, suonando, guardando film, giocando ai videogiochi, sto riscoprendo la passione per il videogaming, che è una cosa che avevo abbandonato da un po' di tempo, quindi mi fa piacere aver riscoperto anche Bello. questo mio interesse, per cui no, non mi lamento, insomma, no, non mi annoio, ecco, quello lo posso dire. Sicuro. Eh sì, anche io suono, ascolto decine di dischi al giorno e faccio un sacco di altre cose. Ti chiedono come sta Come Quentin. scusa? Ti chiedono come sta Quentin, il tuo cane. Ah, Quentin, sta bene, sta meglio lui di me, probabilmente, che tutto il tempo in casa Sì. ci vede sempre, quindi non è mai da solo, è sempre in compagnia, quindi è felicissimo, è sempre agitato a far casino, abbaia, non gli pare al vero a lui questa quarantena.
Perché poi non ha neanche bisogno lui di uscire perché abbiamo un pochino di spazio fuori, quindi per fare anche i suoi bisogni non c'è bisogno di portarlo a passeggio, quindi lui se la cava meglio di tutti gli altri. Anche Dodo non si lamenta, insomma. Ecco, ma te lo chiedo, Dodo, che cos'è? Cioè, che uccello è? Allora, a livello zoologico è un'anatra muta. Che è fondamentalmente, per farla breve, il tipo di anatra che finisce in forno, perché non è come i germani, a parte tutti i tipi di anatre sono, diciamo, commestibili alla fine, però Dodo è proprio un'anatra muta e io lo trovai per caso in strada quando era poco più, quando era un pulcino praticamente. E vidi questo pulcino in mezzo alla strada, lo presi, dissi, ma lo porterò da qualche parte, al centro di scienze naturali o a un allevamento, non lo so. E poi alla fine, insomma, è andata che non sapevo più da chi portarlo, perché all'allevamento non lo volevano, perché dicevano potrebbe essere infetto, avere qualcosa, magari contamina gli altri pulcini di anatra. E avevano altre anatre simili con cui tenerlo, cioè l'avrei dovuto mettere insieme ai germani, ma era una cosa, cioè, come mettere, che ne so, un coccodrillo con un alligatore, anche se si assomigliano fisicamente, sono due animali diversi. Quindi alla fine è andata che l'ho tenuto io. Ecco, gli abbiamo dato uno spazio fuori. Per cui questa è la situazione. È un'anatra muta. Questo vuol dire che non fa qua qua come fanno le anatre, ma soffia. Infatti, non so se nei miei video lo avete notato, ma lui soffia. Ed è un Figo. maschio. Questo va specificato a un maschio perché le femmine di anatra muta non soffiano nemmeno, sono completamente mute, non emettono alcun tipo di suono. Dodo almeno soffia, quindi quando vuole comunicare fa questo verso qua. Ciao Ah, Dodo, ok. e lui mi soffia in risposta. Quindi simpatico Dodo. Bene, almeno hai un'annata simpatica. C'è Seba Sala che ti chiede: Mauro, che cosa ne pensi del nuovo album dei Catatonia? Ah, lo devo ancora ascoltare, però ho ascoltato il pezzo, quello che hanno rilasciato in anteprima, e mi è sembrato un pezzo veramente di una bellezza rara, veramente un pezzo profondo, emozionante. Quindi loro sono dei grandi, ecco, nel fare musica, nel metal, questo tipo di metal molto emozionale che proprio ti arriva all'anima, senza tanti tecnicismi, senza tanti giochetti e trucchetti, e loro proprio riescono ad andare al punto. Quindi non l'ho ancora ascoltato, ma lo recupererò presto, insieme ad altri dischi che stanno uscendo ultimamente e che dovrò recuperare. Perché ultimamente siamo abbastanza fortunati, stanno uscendo delle cose interessanti, quindi ci sarà abbastanza musica da ascoltare, ecco, Sì, in quarantena. Meno quella non male. manca mai. Sì. C'era, sono arrivate una tipo trentina di domande di che cosa ne pensi di questo disco, cosa ne pensi di quest'altro. Magari Ah, poi. vabbè, sì. Ovvio Sì. che quelle sono le domande che, sì, cosa ne pensi di, insomma, vedi te se c'è qualcosa che ritieni più interessante di altri. Ce ne sono cose tipo, c'è una domanda di Ettore, cioè, domanda super veloce per Mavrus, come hai deciso di fare lo youtuber? Non ti si addiceva più un lavoro come recensore di siti come Metal Italia, Metal Z, Metal Hit, eccetera? Allora, la cosa è nata in maniera completamente casuale, non c'era dietro un pensiero, diciamo un pensiero stabilito sul diventare youtuber. Bisogna dire che io ho iniziato con YouTube nel 2010, quindi sono esattamente 10 anni. Il primo video l'ho caricato nell'ottobre del 2010 ed era la recensione di Black Future dei Vector, che non so in quanti del pubblico abbiano avuto l'onore di vedere quell'orrore di video, che era una cosa imbarazzante a livelli proprio che io quando lo guardo veramente dico, ma chi, cioè, come ho fatto, vabbè, lasciamo perdere, veramente una cosa imbarazzante, un cringe assoluto mi provoca quel video. Comunque, al di là di ciò, era il 2010, quindi era un periodo completamente diverso, stavano arrivando i primi YouTubers e all'epoca c'era proprio un'altra mentalità per fare YouTube. Chi faceva video su YouTube lo faceva perché veramente voleva esprimere qualcosa, lo faceva in maniera genuina, senza malizia e senza Certo. assolutamente pensare all'idea di guadagnarci qualcosa. Era un modo per esprimere le proprie idee, la propria creatività, e quindi ci voleva anche coraggio ai tempi. Io mi ricordo ero abbastanza imbarazzato, come tutti penso quelli che hanno iniziato con YouTube, perché era una cosa nuova, non è come oggi che c'è Instagram, Facebook e tutti sono abituati a mostrarsi in video. Ai tempi mostrarsi in video, parlare, portare avanti un Sì. discorso, delle idee, era una cosa forte, quindi
ti ripeto, ad oggi non è più così. All'epoca sicuramente c'era più sincerità in quello che si faceva, e chi faceva YouTube come me lo faceva perché davvero voleva farlo, perché, e non perché lo facevano altri. Poi l'idea è nata semplicemente dal fatto che io sono sempre stato appassionato di videomaking, quindi prima arriva la mia passione per il videomaking e poi l'amore per il metal è stata una conseguenza. Cioè, ho detto quali contenuti posso portare? E la risposta è arrivata spontanea perché il metal è. Anche quello lo ascolto ormai da tanti anni, quindi è una musica sulla quale comunque mi sono preparato, è venuta in automatico l'idea. Io ascolto metal praticamente dai primi anni 2000, quindi mi sono sempre informato, ho sempre comprato riviste, ho sempre letto recensioni, ho letto libri, ho suonato comunque nei locali con gruppi. Non siamo mai arrivati da nessuna parte, però ho fatto Certo. qualche demo, quindi un minimo di esperienza, un po' come tutti quelli nel settore. Me la sono fatta, quindi quando ho deciso di approdare su YouTube già sapevo che volevo trattare metal e poi insomma ho preso la mia strada così e va detto poi che negli ultimi 10 anni ho incrementato molto di più la mia conoscenza della musica perché avendo appunto la responsabilità di un pubblico, seppur piccolo, ma per me grande, un pubblico che mi segue, avvertivo la responsabilità di dover dire cose corrette, di non dover dire cazzate, ecco, quindi mi sono informato e ho studiato molto di più negli ultimi 10 anni che nel tempo restante da quando ho scoperto questa musica. Quindi è così, è stato tutto molto spontaneo, una fusione tra l'amore per la musica metal e l'amore, la passione per il videomaking, proprio a livello pratico e tecnico. Ed eccomi qua. Che poi all'inizio c'erano anche meno mezzi, meno strumenti per Sì. esprimere. E sì. All'inizio YouTube non c'era neanche la possibilità di caricare video in Full HD, cioè il massimo mi pare era, all'inizio era 480, poi dopo il 720 e all'inizio addirittura potevi caricare video di massimo un quarto d'ora, che era un limite scandaloso perché, cioè, capito, l'idea di non poter caricare video della durata superiore a un quarto d'ora comunque è limitante, ecco, uno non può deve per forza rientrare in quella tempistica lì. Per cui ai tempi era parecchio diversa la situazione. Ti ripeto, non è come ora che c'è tutta questa troppa offerta di YouTuber e poi tutti che alla fine fondamentalmente portano gli stessi contenuti, anche i contenuti, bene o male, sono sempre quelli. Se uno cerca le cose che lo appassionano, come che ne so, il cinema, la musica, deve andare a cercare perché. Comunque, se no, se vedi all'apparenza YouTube per me è diventato alla stregua della televisione, quindi contenuti beceri, le Sì, solite candid camere, cioè cose veramente. Io, insomma, la community di YouTube è un mondo che non mi non appartiene. Non mi appartiene. Non mi appartiene. Non, io, guarda, non ho mai avuto neanche corrispondenze con altri YouTuber. Io, a parte il buon Daniele De Sacherz, poi ogni tanto parlo con qualcuno. Parlo con qualche YouTuber underground, però per il resto sono sempre stato un estraneo a questa community, a questo mondo. Non mi considero neanche uno YouTuber. Io, se ci ho fatto caso, in 10 anni che faccio video, non ho mai chiesto mi piace, non ho mai chiesto di condividere i video, non ho mai detto di iscriversi al canale. Quindi io semplicemente sfrutto YouTube come mezzo che mi permette di fare quello che mi piace, di esporlo a un pubblico più ampio. Quindi. Io questo sono, uno che utilizza YouTube per fare quello che gli pare, ma non sono uno YouTuber, non mi piace neanche essere definito tale perché non mi ci ritrovo, ecco. Buonasera Marcus, ti ringrazio non per il, no, non te per avermi fatto scoprire il metal, ma il metal per avermi fatto scoprire te, dice. Ah, bella. Ah, cioè, tanti hanno già chiesto del disco di Catatonia di cui hai già parlato, quindi no, non ne riparliamo. Ah, lo devo ancora ascoltare, come ribadisco. Sì. Caspita, la pubblicità Marcus ha portato molta gente live, sì, è vero. Cosa ne pensi dell'ultimo album di I Am Abomination, degli I Am Abomination, se l'hai ascoltato? Ah, no, no, purtroppo no, anche questo lo devo ascoltare, però l'ho ordinato, sto aspettando che me lo mandino, purtroppo non è il momento migliore questo per ordinare roba dall'estero, però l'ho ordinato insieme alla maglietta perché sulla loro pagina, mi pare, mi ricordo sul loro sito internet, sì, l'ho ordinato e sto aspettando che mi arrivi, ho ordinato anche tanti altri dischi che io sono un po' old school in quel senso, mi piace avere il disco fisico, specialmente quando è di una band. Che apprezzo, mi piace avere proprio il disco nella copia fisica, poter leggere anche i testi mentre ascolto e lasciarmi andare all'ascolto. Quindi
Sto aspettando, ecco, sto aspettando hype al massimo comunque, staremo a vedere. chiedono anche se hai ascoltato il disco degli Intronaut e il singolo dei Protest, dei Euro, dei Protest Ah, dei Euro. allora, singolo, allora il disco degli Intronaut è un altro di quelli che devo ascoltare, me l'hanno parlato tutti benissimo, mi dicono ascoltalo perché è una bomba, è una bomba, è una bomba, quindi ho l'hype a bestia. E il singolo dei Protest per me è una figata colossale, cioè, confermano il loro talento disumano, cioè, c'ha un dinamismo quel pezzo che mi fa quasi spavento, quindi per ora è probabilmente il disco che attendo di più di questo 2020 disgraziato, non vedo l'ora, ecco, di poter ascoltare il nuovo lavoro dei Protest, staremo a vedere, ecco. C'era questa domanda qui, cioè, ma è vero che stavi scrivendo della musica tua? Sì, è vero. Ora, anzi, vi faccio una piccola anticipazione. È un progetto molto ambizioso a cui sto più che lavorando, ci sto pensando perché ora siamo fermi. D'altronde non posso neanche fare video particolarmente elaborati perché non ho possibilità di uscire, di coinvolgere amici, di fare riprese esterne. Quindi, col fatto che siamo fermi, però ne sto discutendo con mio fratello, sulla possibilità di fare un piccolo studio in casa, un home studio. Chiaramente ci sarà da fare un investimento a livello monetario, ma è una cosa che faccio volentieri perché mi piacerebbe tanto, ecco, avere uno studio in casa per fare sia le mie cose a livello musicale, perché è tanti anni che mi chiedete giustamente di farvi sentire la mia musica ed è giusto così, perché comunque parlo tanto di metal, ma bisogna vedere se poi uno il metal, oltre a parlarne, lo sa anche non tanto suonare, ma creare, insomma, esprimere. Quindi questo è uno dei progetti più importanti a cui sto pensando. E di sicuro presto inizierò a farvi sentire qualcosa di mio, ma ho anche tante altre idee, tipo il video che mi realizzai tempo fa, non so se tu l'avevi visto, 25 riff death metal, era un medley che caricai tempo fa e che ho rimosso da YouTube. Questa cosa la dico in questa live per la prima volta, siccome in tanti mi hanno detto come mai quel video è sparito, l'ho rimosso perché non ero soddisfatto del risultato finale. Purtroppo a volte le cose uno le valuta col tempo. Lì per lì non ti rendi conto magari di aver sbagliato delle cose, col tempo anche con le critiche giustissime, giustificate del pubblico, mi sono accorto che il video purtroppo era fallace soprattutto nel mixaggio, aveva un mixaggio fatto male sia dovuto ai mezzi limitati che avevamo, ma anche perché alle conoscenze. Ecco. Quindi, alla fine, ammettendo questi errori, ho detto: ma sai che lo tolgo questo video, lo rifarò più avanti. E quindi lo rifarò e ho in mente tanti altri video. Ho voglia di fare anche un medley sui 25 riff technical death metal, thrash metal, un medley su Domenico Bini. Quindi, qui si va proprio, si parla di cose alte. Ecco. Quindi, ne vedremo delle belle da quel punto di vista. Intanto ricordo a tutti quelli che stanno entrando, che sono tantissimi. Intanto di mettere un sacco di cuoricini che mi piacciono un sacco, vedere tutti questi cuoricini spuntare. Poi Cuoricini, quasi psichedelico, sì, come la esatto. musica degli Intronaut. Mi piace, mi piace. Di andare a vedere il nostro sito, il nostro profilo Facebook, eccetera, eccetera. Quindi cazzo, ho perso un sacco di domande. C'erano tantissime. Vabbè, cosa ne pensi dell'uomo dei Testament, per esempio? Ah, vabbè, quello lo sto ascoltando, non è uno di quelli che ho lasciato indietro, però sì, mi sta piacendo perché Testament sono una di quelle band che non invecchiano. Cioè, continuano ancora a spaccare i culi come boh, se ne vede pochi, quindi il disco mi sta piacendo. Anche quello l'ho ordinato, lo sto aspettando che mi arrivi. Più che altro sto ascoltando i pezzi disponibili su YouTube, però mi stanno piacendo molto. Proprio hanno una grinta, un groove anche lì, proprio che dici: boh, ma questi qua cazzo suonano dai Sì. primi Vero, anni 80, ma ancora, cioè, non cedono, cazzo. Cioè, quindi vero. Testament è veramente uno dei migliori gruppi metal del mondo, poco da dire. Con questo disco lo stanno riconfermando, quindi mi sta piacendo un sacco. Poi c'ha degli assoli, mica, lasciamo perdere, è bellissimo. Di Skolnik, che tra l'altro mi ha tirato un plettro a me Skolnik quando l'ho visto a Ah Bologna. sì? Sì, ho un plettro di Skolnik quando l'ho visto prima degli Slipknot l'anno scorso. Ah, Ogni tanto cacchio, c'è questo alla grande. punto. Io Marus non mi ha Domenico beccato Bini. niente. Mai niente? Che? Io sono pieno di No, no, plettri. qual era il commento su Domenico Bini? Perché sono curioso. Marus più Domenico Bini uguale Much Love. Ah, ok, bene, bene. Grande maestro Bini.
Ottimo, al Monday Testament. Magnus, mi hai messo un hype che ho tirato una testata al muro, va bene. Allora, ascoltate qualcosa Cosa? di... Boh, Per il progetto musicale? no, questo Ah, non non lo l'ha so. specificato. Ah, vabbè, Non l'ho comunque fa specificato. piacere. Vabbè. Allora, c'è Emanuele Padurno che ci chiede se ascoltiamo qualcosa al di fuori dal metal. Vai, rispondi tu. Ha voglia. Cioè, io a dire la verità, il metal negli ultimi tempi, negli ultimi quasi 10 anni, probabilmente da quando ho iniziato YouTube, io mi sto dando quasi esclusivamente al prog metal. Cioè, poi è chiaro che ogni tanto il thrash, il death sono generi con cui sono cresciuto, quindi è impossibile abbandonarli. Però il prog metal è l'unico, come dico sempre, l'unico genere di metal che è ampio e non ha limiti, quindi mi segui quello, ascolto prevalentemente quello. E al di fuori del metal ascolto tantissima altra musica. Ad esempio, ultimamente, in molti non ci crederanno, ma mi sto affogando tantissimo con Bob Marley, che è uno dei miei cantanti preferiti. Per me Bob Marley è uno dei migliori cantanti dell'universo, proprio aveva delle capacità comunicative nella sua voce che pochi altri cantanti hanno. E quindi anche se il reggae è un tipo di musica che fondamentalmente non mi interessa più di tanto, però Bob è proprio una cosa che va oltre, ecco, il genere. Come quando ascolti un gruppo che fa un genere appunto che non ti piace, però quel gruppo lì o quel cantante lì riesce a portarti oltre. Quindi ascolto Bob Marley, poi il mio cantante preferito è Peter Gabriel, il primo cantante dei Genesis, cantante assolutamente geniale, eclettico, sperimentale. Lui è veramente un genio assoluto, quindi c'è poco da dire su Peter Gabriel. L'ho spesso citato nei miei video per far capire il mio amore nei suoi confronti della sua musica. E poi concludo, lascio la parola a te. Ascolto anche qualcosa di musica elettronica, ovviamente non house o la techno, quella commerciale, squallida, queste cagate qui. Mi piace parecchio la musica Goa, ad esempio, che penso sia una musica meditativa, contemplativa e come dico, mi piace dire, immaginifica. Ecco, una musica che proprio ti fa vagare con la mente e che anche se è fatta solo di suoni elettronici, però ha proprio una ricerca sonora molto più profonda, ecco, rispetto all'house che è solo tamarraggine, secondo me, proprio. Sì, è vero. Quindi, più o meno questi, ecco. Poi potrei dilungarmi ancora nel discorso, però per portarlo al succo, più o meno questi sono, diciamo, i generi oltre al metal che mi appassionano di più. Sì, allora, chi guarda le nostre dirette già da un po' sa che io non ascolto tantissimo al di fuori dal metal, o dal rock in generale, sì. Magari mi piacciono qualcosa di pop punk, qualcosa di... Un sacco di roba rock, un sacco di roba prog classico anni 70, mi piace un sacco, tranne gli Opeth moderni, no? Vabbè. Però poco, mi piace un qualcosa del cantautorato italiano anni 70, anche quelle cose lì, però Ah, certo, anch'io. al di fuori del metal poco. Gloria ti chiede che cosa ne pensi dei Septic Flesh? Ah, mi piacciono abbastanza. Guarda, non è un gruppo che mi fa esaltare a livelli ultracosmici, però comunque qualche canzone mi piace, mi coinvolge molto. Li trovo molto vicini, ecco, come sonorità agli ultimi Flash God Apocalypse, giusto per rimanere in tema, anche se i Septic Flesh hanno uno stile un po' diverso, però a livello concettuale è proprio quel tipo di brutal death metal fuso a sonorità sinfoniche. Quindi, secondo me, i Flash God Apocalypse, per i loro ultimi album, si sono un po' ispirati ai Septic Flesh. E comunque, beh, è un gruppo. C'è gente che si ammazzerebbe per i Septic Flesh. Ad esempio, al mio amico Michele, che cazzo stai ascoltando? Quello famoso. Che cazzo stai ascoltando? Lui Sì, li poi adora. si parla. Sì, no, comunque, grande gruppo. Io ripeto, li apprezzo molto, non è che non sono uno dei miei gruppi preferiti, però massimo rispetto comunque perché spaccano alla grande, quindi tanta roba, Septic Flesh. Tornando al che cazzo stai ascoltando, come sono nati i tuoi personaggi nei video, il Ah, fattone? nascono così, cioè le idee dei video vengono nei momenti quando meno te l'aspetti, ecco, non è una cosa che ti metti lì, ti sforzi e la pensi perché non ottieni niente. Cioè, se io mi dico, dai, devo trovare un'idea per un video, mi metto lì e penso, ottengo solo cose banali. E le idee vengono così, nei momenti della giornata più inaspettati, ti può venire in mente una cazzata, dici, oh, ma sai, me la segno questa cosa. Ti segni quello spunto di idea che ti è venuto e poi dopo, coscientemente, ci lavori e ne tiri fuori qualcosa di interessante. Poi, che cazzo stai ascoltando nello specifico? È nato così. Cioè, proprio dall'idea di fare una scenetta idiota di io che ascolto la musica, no? E che arriva il classico
metallaro duro e convinto che viene lì e quindi è un'iperbole quel personaggio lì, è una cosa esagerata, portata proprio al limite. Ed è un personaggio comunque, secondo me, abbastanza geniale. Lui che va, che strappa le cuffie, che cazzo ascolti, cioè, Sì. dico io cosa ascoltare. Quindi sono abbastanza fiero di questa mia invenzione, che alla fine l'ho inventato io, Michele. Quindi lui è l'attore che lo interpreta, ma l'invenzione è No, certo. puramente mavrusiana. E allora, continuiamo con questa carrellata di che cosa ne pensi degli Ornassi Pazuzu? Chi? Gli Ornassi Pazuzu. Un gruppo Oddio. uscito 2 settimane fa per Nuclear Blast. Hanno Allora, debuttato, quindi è un gruppo nuovo? no, non è di debutto, ma fanno un sacco di cose strane, di Ma guarda, ora black. magari dovrei leggere. Aspetta, mi può fare lo spelling veloce, no? Giusto per capire se li conosca, perché può darsi anche che non li conosca, che non so, io non sono un'enciclopedia vivente, quindi. Ornassi Pazuzu. Aspetta, che sta allaggando un po' la live. Aspetta, ok, prova un po'. Ornassi Pazuzu. Grazie, Pazuzu. No. Vabbè, no, perché sta allaggando un po' la live, quindi ho paura, si sta a perdere tempo qui in mezz'ora per scoprire questo gruppo. Ah, Mi sì. informerò comunque, magari li conosco, li ho ascoltati, ma in questo momento mi sfuggano, perché d'altronde, ragazzi, sono un essere umano fallace come tutti, quindi non mi posso ricordare. Qualunque informazione passi per il mio cervello intossicato, quindi Chiedono parere su Paradise Lost e Opet. ah vabbè, Parasite Lost li ho ascoltati, ma non è che sia proprio, non corrispondono, diciamo, proprio al tipo di musica che io seguo. E gli Opet, ora Non ti sei mai io, espresso diciamo, gli sugli Opet. Opet non mi sono mai espresso, è vero, ma non mi sono mai espresso perché non sono anche qui uno dei miei gruppi preferiti. Ora ci sarà qualcuno che fraintenderà, non vuol dire che non mi piacciono, cioè ci sono dei dischi degli Opeth che apprezzo tantissimo, cioè Blackwater Park per me è un capolavoro assoluto, o anche Still Life, per dire, Blackwater Park rimane il mio preferito. Comunque, diciamo, è una band che pur non rientrando tra le mie preferite, è una band che io stimo tantissimo perché secondo me rappresentano più di qualunque altro gruppo prog, rappresentano proprio l'essenza della musica progressive. Non solo metal, ma anche proprio al di là, perché loro sono una band che ogni album cambia pelle, ogni album è una mutazione, non stanno mai fermi a riproporre quello che hanno già fatto. E quindi anche per questo lì Mikael Åkerfeldt, come cazzo si chiama, quello svedese, ragazzi, non ce la faccio, però è un genio perché non si è mai ripetuto. E quindi è una band che sicuramente merita molto di più, ecco, del modo banale in cui ne sto parlando ora io, ma hanno tutta la mia stima. E comunque mi piacciono, cioè, parliamoci chiaro. Non sono il mio gruppo prog metal preferito, ma li apprezzo e li rispetto assolutamente. Quindi, grandi Opeth, assolutamente, ci mancherebbe. Stefano Vannoni ti chiede che letture stai facendo in quarantena? Che letture? Ah, questa è una domanda che mi piace. Allora, letture. Allora, faccio vedere. Aspetta un attimo, eh. Mi permetto Vai, vai. di farti vedere una cosa. Permettiti. Ho letto questo, che è Zod, Alba di Sangue, di Ah, Gabriele Campagnano. Non so se qualcuno l'ha letto. Se qualcuno l'ha letto, ok. No. è rimasto scandalizzato come me. Allora, leggo un attimo le influenze qua dietro. Tra le influenze letterarie, videoludiche e cinematografiche di Zod ci sono Devilman, Dead Space, gli scritti di Lovecraft, i dipinti di Bosch, i deliri splatterpunk di Edward Lee, le incisioni di Gustave Doré e ovviamente Berserk di Kentaro Miura. Cioè, praticamente è un racconto ambientato in un'epoca storica, tipo in un medioevo alternativo, ed è violentissimo. È una cosa al di fuori di ogni limite di decoro e di decenza. Ci sono delle Fantastico. cose talmente oscene e violente, però è un racconto bello perché comunque. È una storia interessante, è un mix tra fantasy, horror, action e questo mi è piaciuto un casino. Sono 450 pagine, me lo sono divorato in pochi giorni. E poi altre letture, sto leggendo un po', che ti posso far vedere, che ne so, qui ho qualche Urania, sto leggendo questo, Urania, io sono un grande fan di fantascienza, horror e poi vabbè, il solito Lovecraft, lo rileggo Manca mai. sempre. Quindi sì, no, le letture è una delle cose che faccio di più in questa quarantena, cioè sto leggendo tantissimo, veramente. E ho letto It di Stephen King, ho letto
tanti romanzi anche sconosciuti, per cui le letture, più leggo, diciamo, è molto più il tempo che investo nella lettura che nell'ascoltare la musica ultimamente, perché mi è presa così, a periodi va così, insomma. Mauro, che ne pensi dei Pungent Stench? Scusami, ero distratto, me lo puoi ridire? Dei No, no, Pungent Stench. di chi dei? Dei Pungent Stench, death metal austriaco. Oddio, ora non l'ho presente, sai. Ma è un gruppo old school o sperimentale, un po' strambo? Ti dice Ah, niente? buono. Ah, ok, guarda, la copertina non mi annuova, però è un gruppo che non ho approfondito. Chiedo a te, li conosci? Mi sai dire se è un gruppo che suona già da qualche anno o se è una cosa nuova? È un gruppo che suona da 30 anni e Ah, fanno ok, Death figurati, Metal Old allora. School, sono il principale gruppo austriaco. Ora si sono sciolti, credo, da qualche anno, però comunque i primi tre dischi ascoltali che sono molto, molto interessanti, molto fighe. C'era anche Ok, Animal. richiami, che cosa ricordano? Death Metal Old School, abbastanza classico europeo, Autopsy. Europeo, quindi. Autopsy, Carcass, Repulsion, c'è Ah. anche un po' di grindcore dentro, Allora dovrebbero piacermi. un po' di Entombed, un po' di Obituary, un po' di tante cose. C'era anche una Ok. domanda abbastanza affine, cioè se preferisci il death metal moderno o old school? Guarda, a livello affettivo ti dico old school, anche perché il death metal moderno è, cioè, sono poche le band death metal veramente. Death metal moderno, ecco, un gruppo, secondo me, di death metal moderno fantastico sono gli Ulcerate, ad esempio. Ah, Di sì. cui sto ascoltando il nuovo disco in questo periodo, visto che si parla, ecco, di band, di dischi che devo recuperare. Ecco, il nuovo disco degli Ulcerate, mi pare i titoli Staring into Death and Be Still, per me è eccezionale, quello è veramente tanta roba. Quindi bisogna cercare di capire cosa si intende per death metal moderno. Ecco, comunque un death metal, diciamo, un po' più sperimentale, un po' più, diciamo, comunque, come vuoi dire, che rappresenti in un certo senso un'evoluzione rispetto alle sonorità dei vecchi Morbid Angel, dei Entombed, appunto. Comunque, a livello affettivo, ti dico per forza death metal old school perché ci sono cresciuto, cioè con dischi come Left Hand Path degli Entombed, Necrotism dei Carcass. Quindi, Siamo death metal old school, su questo dai, te la butto lì. Death metal old school perché ci sono cresciuto, ce l'ho nel cuore, quindi old school tutta la vita da quel punto di vista. assolutamente concordi. C'era una domanda interessante di Francesco Metelli che ci segue da un sacco. Cioè, 6 mesi fa è uscito l'ultimo album degli Slipknot. Visto che entrambi avete fatto una video recensione, vi chiedo, avete cambiato parere su qualcosa del disco? Ma guarda, forse sì, cioè, la domanda era se col tempo abbiamo rivalutato un po' il nostro pensiero a riguardo. Forse sì, nel senso che quando uscì il disco mi entusiasmò, mi sembrò veramente un disco ben fatto, con qualche caduta di tono, qualche riff un po' banale, qualche smielata radiofonica che troppo, insomma, c'è sempre, vabbè, comunque sono errori, sono cadute di tono perdonabili. In effetti, diciamo, mi sono reso conto che è un disco che ho abbandonato abbastanza in fretta. Quando un disco lo abbandoni abbastanza in fretta, vuol dire che non ti è andato così in profondità, ecco. Quindi sì, evidentemente lo avevo un po' sopravvalutato all'inizio, nel senso che è indubbiamente un buon disco, però non è qualcosa, ecco, di così eccezionale o seminale come lo hanno descritto anche in tanti recensori che ne hanno parlato come di un disco proprio epocale. È un buon disco di metal moderno, insomma, gli Slipknot hanno fatto di meglio per quel che mi riguarda in passato, Assolutamente sì. quindi sì, è una domanda interessante perché è vero, a volte uno parla di un disco in toni entusiastici, però col tempo magari rivaluta la sua posizione. Quindi sì, in quel caso dico la verità, nonostante lo reputi ancora un buon disco, però all'inizio lo avevo anche esaltato un po' troppo, ecco. Ora mi sono un po' ridimensionato e mi limito a dire che è un disco ben fatto, ma niente più. Anch'io sono più o meno della tua stessa opinione perché effettivamente ora che ci penso l'avrò ascoltato 6-7 volte e poi l'ho lasciato lì. Prima o poi lo comprerò in copia fisica o tutti gli altri, ma nemmeno mi interessa più di tanto, più che altro per completismo. Quindi sì,
Forse non ne ho parlato così tanto bene, così incensandolo, però non ho detto assolutamente che sia un disco brutto, ci sono delle canzoni belle e altre meno belle. Tra l'altro io e te siamo in completa contrapposizione sulla canzone, che non mi ricordo bene nemmeno come si chiama, Not Long for This World, qualcosa del genere. Ah, quella che io avevo detto è la più bella del disco? Per me è la più brutta del disco. Ah, davvero? No, Non mi piace peccato. per niente. Ah, ok, ci sta. D'altronde lì si va su gusti soggettivi e i gusti personali sono talmente volubili che ognuno, insomma, ha il suo punto di vista. Magari se la riascolto ora cambio idea anche io, che ora non lo so, saranno 6 mesi che non l'ascolto, quindi. A me mi sembrava un pezzo bello, con un bel groove, proprio un ritmo cadenzato possente, ma magari la riascolto ora e cambio idea, quindi. Sì, io l'ho trovata una canzone lamentosa che non mi diceva niente, quindi la trovo secondo me una delle meno riuscite. Insomma, chiaramente poi sono gusti. Ci sta, voglio. Carlo, leggimi questo messaggio. Mavrus, mi hai dato qualche piccola anticipazione del disco di Sons of Apollo a proposito di prog metal Mike Portnoy. L'hai ascoltato 2020, si chiama, o 2020, anzi. Il nuovo disco di Sons of Apollo, ma no, non si chiamava MMXX, no, come si chiamava? Aspetta, Sì, cerco. MMX. Ah, ok. Ah, sì, guarda, quello, devo dire la verità, aspetta, MMXX, sì, è vero, che mi confondo. Quello mi è piaciuto, a differenza del debutto, però, devo dire, perché il Davvero. debutto di qualche anno fa, che non mi ricordo neanche il titolo, c'è un ragazzo, tra l'altro, su Patreon che mi ha chiesto una recensione di quel disco. E probabilmente si aspetterà una recensione entusiasta da parte mia, ma penso che il loro debutto sia uno degli album di prog metal più noiosi e inutili della storia recente del genere, perché veramente mi sembrava una copia blanda degli ultimi Dream Theater, che già non è che gli ultimi Dream Theater siano poi così illuminanti, ecco, a livello di musica, e quel disco lì era una copia sciatta di quelle sonorità, per cui figuriamoci. Quindi sì, il debutto dei Sons of Apollo non mi aveva proprio, cioè l'ho ascoltato qualche volta, ma mi aveva annoiato a livelli inconsci. Non so se a te è piaciuto. A me mi Non aveva fatto più l'ho mai palle. ascoltato, Invece con l'ultimo album hanno fatto un salto di qualità notevole, non me l'aspettavo. Infatti non avevo per nulla voglia di ascoltarlo perché dicevo sarà il solito disco alla Dream Theater un po' palloso, con canzoni lunghe e pesanti. Invece mi hanno stupito, quindi. Magari ne parlerò in un video apposito, insomma, vedremo. Vedremo. Quindi sì, quello approvato. c'è questo qui che dice che io ultimamente mi sto affogando con Elio e le storie tese. Che ne pensate? Ah, è un gruppo che non ho mai approfondito, capito? Quindi non. Io l'unica cosa che penso di Elio e le storie tese è che mi sta su coglioni lui, lì, il cantante, non mi ricordo nemmeno che. Partiva facendo musica avanguardistica anche interessante, e poi si è venduto ai cosi, ai talent show, a quella merda televisiva che andrebbe bruciata, per cui non mi fa per niente simpatia. Ecco, divento anche abbastanza stronzo quando parlo di queste cose perché mi fanno veramente girare le palle. Per cui a livello musicale sarà un gruppo anche geniale per certi aspetti, però ti ripeto, non li ho mai approfonditi molto. E poi cioè, col fatto dell'antipatia di lui che va a fare. Che appunto che si va a sputtanare l'identità di grande musicista in questi programmi squallidi, e insomma, perde credibilità almeno ai miei occhi. Poi non ho approfondito, quindi non ne posso parlare. Lascio la parola a te, magari, se hai Ah, sì. un'idea un po' più concreta della mia. Sì, allora, a me divertono molto alcune canzoni, però mi fanno ridere, fanno divertire, ci sono insomma, dei giochi di parole molto interessanti, carini. Però sì, se devo guardare un gruppo per il fatto che magari si è venduto, insomma, è Ma il andato. cantante più che altro che ha fatto questa scelta pessima, secondo me, a livello proprio artistico. Sì, Perché. allora, io non valuterei un gruppo solo per questa cosa qui, o comunque non No, no, mi perde tanto di assolutamente. credibilità. Però, nel senso, mi interessa la musica. Figatta de Blanc, l'ultimo. Ci sono delle canzoni, secondo me, geniali, che poi si sono sciolti. Però, insomma. No, no, hai ragione. Infatti lo dico sempre anch'io, bisogna sempre separare le scelte che fa un musicista. Rispetto alla musica che fa, però non ci posso fare niente. Io sono un essere umano, quindi se la cosa mi dà tale antipatia, cioè mi rende anche astio nell'ascoltare la loro musica. Di conseguenza, è un gruppo che non ho approfondito. Però hai detto bene te: è un gruppo che fa musica sì, divertente, simpatica, ma
Cioè, avendo quelle capacità tecniche lì, che ho visto un video dove suonavano insieme a Adrian Belew, che ha cantato e suonato nei King Crimson, che è un cantante, Sì. è un musicista eccezionale. Quindi loro che suonano i King Crimson hanno detto: cazzo, Elio le storie tese, cioè c'hanno le palle. Però, capito, sfruttano le loro capacità per fare cose, secondo me, che non sono all'altezza delle loro Ok, possibilità. Quindi, boh, non mi so esprimere bene, ecco. Ascoltai solo il loro debut album, non mi ricordo neanche il titolo assolutamente, sono ignorante in quel senso, però. è un nome difficilissimo in Sì, complessità. questi nomi strani, è un gruppo molto ironico, molto autoironico, boh, non mi so esprimere, ecco, quindi rimango così, dico, interessanti, ma per me nulla più, ecco. C'è una domanda, cioè, dato che non ha mai parlato di blues, che ne pensi di Stevie Ray Vaughan? Ah, ma guarda, anche lì, l'ho ascoltato Steve più che altro ai tempi in cui prendevo lezioni di chitarra esclusivamente a livello didattico, ad esempio per alcune cose, le basi delle sue canzoni. Mi ricordo il mio maestro di chitarra mi ci faceva fare improvvisazione con la chitarra, quindi lo ascoltavo esclusivamente a livello didattico, ma il blues è un genere che non mi ha mai appassionato granché, ecco. A meno che non si parli, ad esempio, che ne so, di band che hanno utilizzato il blues come influenza, ad esempio, che ne so, anche i primi Black Sabbath, no? Marcissimi, il debut album dei Black Sabbath, che aveva delle influenze blues, ma era marcissimo, era una cosa. Il blues puro non l'ho mai approfondito, quindi sono un totale e completo ignorante da quel punto di vista. È un genere di musica che non. Magari lo ascolto anche volentieri se capita così di ascoltare un bel pezzo blues, però non mi ci sono mai applicato a livello proprio di conoscenza, quindi non saprei, Ok, ecco, cosa dirti più di così. Non è il mio campo, ecco. c'è Seba 94 che chiede un nostro parere sui The Stray, per lui una delle migliori band italiane attualmente in circolazione. Che dici? Non ho capito chi? The Stray. Ah, è The Stray. Guarda, anche lì in tanti me lo chiedono. Secondo me è un gruppo che ha del potenziale grandioso e che in effetti hanno delle idee geniali. Però secondo me devono ancora trovare la loro dimensione perfetta. Ecco, sono un po'. Ora, il loro ultimo disco già era un bel passo avanti. Però secondo me è ancora. Quando li ascolto mi sembra di ascoltare un miscuglio un po' scombinato tra Protest the Hero, System of a Down, Avenged Sevenfold, quindi capito, è un po'. Non hanno alle mie orecchie un'identità precisa. Ed è una cosa, è un parere mio personale, proprio una cosa di sensazioni soggettive. Per cui è un gruppo che ha del potenziale immenso, però secondo me ancora il loro disco della vita lo devono ancora fare. Comunque sono qui che aspetto perché è una band. Sicuramente sono una delle realtà migliori della scena italiana, questo in dubbio, questo gli do ragione. Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici te. E c'è cioè, Lorenzo, anzi, ci sono Lorenzo e Michele che ti chiedono cosa pensi degli Aborted e dei Rotting Christ. Ah, due Ho grandissimi dimenticato. gruppi, sì. Ora, gli Aborted li ho ascoltati, Gormageddon è uno dei dischi che ho ascoltato di più nella mia, diciamo, fase da death thrash metaller, è un disco fantastico, lo ascolto sempre, e anche quello successivo che mi pare sia intitolato The Archaic Abattoir, ora non mi ricordo il titolo, cazzo, The Archaic Abattoir, non me lo ricordo, comunque era il disco con quella copertina, con tutti gli strumenti di chirurgia, con quel verde marcio paludoso proprio. E quei due dischi lì li ho consumati ai tempi Sì, quando Archaic uscirono. Abattoir. Sì, no, gli Aborted grandiosi, anche ora continuano a fare grande musica. Ovviamente li ho un po' persi di vista, cioè li ascolto sempre volentieri, però è una band che ascoltavo col massimo della foga quasi 15 anni fa, cazzo. Quindi ora li ho un po', li sto un po' trascurando, però grandissimo gruppo. E Rotting Christ uguale, un'altra band grandiosa. Continua a fare grande musica, e tra l'altro uno dei pochi gruppi death metal che riesco a buttare giù facilmente, perché io si sappia il black metal quello puro, quindi che ne so, Marduk o anche i Mayhem, queste band qui mi fanno. Non è proprio il mio campo, capito? E invece Rotting Christ fanno un genere molto più, un black metal molto più ampio, molto più affacciato anche su sonorità sinfoniche, sonorità death metal, sonorità. Vero, Quindi è un gruppo quasi progressive, ecco, per questo li apprezzo particolarmente. Quindi due grandi gruppi, indubbiamente, cosa posso dire? giusto, sì, sono assolutamente d'accordo, soprattutto con questa cosa dei Rotting Christ, che io non sono un grande amante del black metal, come te, tra l'altro, come tanti altri.
Però nei Rotten Christ ci sono delle atmosfere, delle soluzioni che mi È vero. fanno, che mi piacciono veramente un sacco. C'era Andrea che chiedeva, secondo te, qual è il miglior disco dei Megadeth? Così. Ah, vabbè, per me rimane Rust in Peace, ma semplicemente a livello affettivo, perché è stato il primo disco dei Megadeth che ho ascoltato, mi ha fatto appassionare alla loro musica, per cui è quello che mi è rimasto, cioè se mi chiedi qual è il mio preferito, ti dico quello per forza, quindi ci posso fare poco, ecco. È quello che ho ascoltato di più, il primo che ho ascoltato, per cui è un po' come, che ne so, come con gli Iron Maiden io ho scoperto il metal grazie a Killers degli Iron Maiden, quindi è ovvio che rimane uno dei miei album metal preferiti in assoluto, anche se poi dopo ascoltando il resto della discografia dei Maiden ho amato di più altri album. Nel caso dei Megadeth, no, Rust in Peace per me rimane la summa, ecco, la loro summa creativa, perché è un album di speed thrash metal però inarrivabile, secondo me, proprio ancora oggi è avanti, cioè. Holy Wars, cioè una canzone talmente famosa che però è perfetta, c'è cioè una costruzione imprevedibile, è un pezzo che non ti stanca Sì, mai. è vero, è vero. È fantastico. Dave Mustaine è un altro grande del metal, c'è poco da dire. C'era Giacomo che chiedeva se stai aspettando il nuovo lavoro dei Carcass. E certo, lo sto ascoltando, anche perché ora insomma sono passati diversi anni da Surgical Steel, quindi sono curioso di vedere un po' che hanno combinato. I Carcass sono stati uno dei miei gruppi preferiti in assoluto. Proprio l'amore che ho provato per loro l'ho provato per poche altre band nella mia vita. Probabilmente sono stati ai tempi il mio gruppo death metal preferito in assoluto, perché cioè, basta ascoltare la loro musica per capire che quando sei dinanzi a una band che è superiore. Quindi sì, lo sto aspettando, staremo a vedere. Surgical Steel, dico la verità, era un disco che aveva dei momenti fantastici, entusiasmanti, e dei momenti un po' banalotti, ecco, perché comunque una band quando ricomincia a suonare dopo 20 anni che non suona più, insomma, te lo puoi Sì, aspettare, ecco, che sia un certo. po', capito, un po' arrugginita. E quindi è un album, staremo a vedere questo nuovo disco qua, magari hanno corretto il tiro e hanno sistemato le cose che in Surgical Steel non mi convincevano tanto. Staremo a vedere comunque. C'è una domanda di Tizia Nuggets che ti chiede come ti piacciono i limoni? I limoni? I limoni. I limoni inteso frutto? Credo sì, credo di sì. Ah, ok. I limoni mi piacciono con la mia ragazza e basta. Poi a livello di frutto, magari non saprei, sul tonno Sul tonno, vabbè. ci può stare, dai. Però con la mia ragazza preferisco i limoni. Ci credo. C'è Gianluca Daga che chiede Death vs. Possessed e In Flames vs. Cannibal Corpse. No, non si può dire. Secondo me In Non si può Flames. dire che cazzo di paragone è. In Flames contro, potevi dire In Flames contro, che ne so, Dark Tranquillity o It Takes, che siamo nel solito. Comunque, qual era il primo Possessed verso Death, Yes. verso contro Death? Possessed vs. Vabbè, non rispondo nemmeno. Con tutto il rispetto per i Possessed, che sono un gruppo fondamentale per la nascita e lo sviluppo della musica estrema, però Ciaccone, insomma, rimane lì nell'Olimpo dei grandi, per cui non ti rispondo nemmeno in maniera esplicita, cioè è ovvia la risposta. Ti faccio vedere una roba. Oddio, cos'è la cassettina? Vabbè, questo è un cimelio, cioè è un fantasma. Ma cos'è, un live? Non è un demo, è la riproduzione del primo demo di Death. Ah, vabbè, cazzo, cioè, non so come sei riuscito a ottenerlo. 84. No, l'ho Madonna. disegnato io, ma è una riproduzione. Però. Ah, ok. Vabbè, però ci sta, cazzo. Hai Vabbè. ascoltato l'ultimo dei Possessed, si chiedono. Ah, sì, l'ho ascoltato, ma dico la verità, cioè, ha qualche idea interessante, però anche lì è una band che non suonava da 300 anni, quindi insomma, sono tornati in un'epoca in cui la musica che suonavano, quant'era, 30 anni fa, che era all'epoca innovativa e avanguardistica, ora è vecchia, cioè. E quindi il disco per un appassionato può essere anche bellissimo. Io l'ho un po' superato quelle sonorità old school death metal, quindi l'ho trovato un album così medio, ecco, non brutto, ma perché un po' come posso dirti anche degli Psychotic Waltz, non so se non tutti li conoscono, sono tornati ora con il nuovo disco che si intitola The God-Shaped Void. E gli Psychotic Waltz erano 24 anni che non facevano un disco. È una band fondamentale del prog metal, anche se erano molto underground, però
una band fondamentale, hanno sempre militato nell'underground, però hanno fatto la storia del genere. E ora sono tornati con questo disco che tutti lo osannavano come un grandissimo ritorno. Anche Metal Italia diceva il Anche a me ha disco più fatto bello del impazzire, mese. posso dire. A me ha fatto impazzire come disco, per esempio. Quale? Quello degli Psychedelic Waltz. Ah, Mi è piaciuto un l'ultimo. sacco. Guarda, ma non è che non mi ha fatto impazzire. Il fatto è che mi ha lasciato un po' dubbioso proprio perché ha dei momenti riuscitissimi, proprio coinvolgenti e assolutamente esaltanti, e però ci sono anche delle parti che dei riff un po' scolastici, ecco, per come la vedo io, quindi mi sarei aspettato un salto in avanti, invece sono rimasti un po' bloccati e fanno roba un po' rimasticata Sì, a tratti, per questo sì, è cui boh, vero. lo devo riascoltare. Tra l'altro ce l'ho originale, l'ho comprato, quello me lo sono fatto spedire a casa, ora non ce l'ho sotto mano, però. Quindi ci tenevo ad ascoltare quel disco, lo attendevo con trepidazione, ma vedremo, continuerò a riascoltarlo e magari crescerà con gli ascolti. Si starà a vedere, insomma. Ok, allora c'era Francesco Metri che dice: Carlo, prima hai parlato del progressive anni 70, ti piacciono band come Banco Mutuo Soccorso, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme o gli Area? O domanda rivolta anche a Mavros, ovviamente. Vai, rispondi tu, poi rispondo io. Beh, gli Area sono uno dei gruppi più assurdi, strani e geniali di tutti i tempi, non solo in campo italico. Cioè, gli Area, un gruppo difficilissimo. Io ci ho veramente impiegato tanto a farmeli apprezzare perché fanno una musica stortissima, proprio non seguono alcuna regola anche della grammatica musicale, perché sono proprio dei pazzi. E il Banco del Mutuo Soccorso, la tiro breve, per me sono il miglior gruppo prog italiano in assoluto, meglio anche dei PFM, meglio uno dei migliori gruppi italiani proprio. Non so neanche come parlarne perché sono talmente grandiosi proprio, cioè un gruppo quando lo ascolto mi fa proprio star bene, guarda, cioè mi fa essere invidiosissimo di dire cazzo, ma porca troia, l'avrei voluto scrivere io queste canzoni qua perché è proprio la genialità fatta musica, quindi la chiudo qua breve, se no mi dilungherei troppo, grandissimi, assolutamente. Sì, allora, i miei preferiti non li ha nominati Francesco, ma li hai nominati tu, cioè la DFM, che li ho anche visti dal vivo questa Vabbè. settimana a Pisa. Grandissimi. Di quel gruppo di gruppi lì sono i miei preferiti. E allora, gruppo deathcore preferito? Io ovviamente i Lorna Shore, dice The God Devils. Tu che dici? Ma ci dovrei pensare un attimo, perché su due piedi mi verrebbe da dire The Tony Danza, Tap Dance, Extravaganza, però definirli deathcore è limitativo. Loro sono più un mix tra deathcore e madcore. Post-hardcore è una roba strana, quindi gruppo deathcore preferito, ma ci dovrei pensare, guarda, ora non mi viene. Sicuramente, ma ci dovrei pensare. Gli Ocean Parish mi piacciono tantissimo, anche se purtroppo hanno un po' smesso di suonare, però Weekend Dreamers secondo me era un capolavoro. Mi dispiace siano spariti così, ecco, gruppi proprio. Perché anche non si sa più niente, no? Non so se sai qualcosa, non si sa più No, niente degli Ocean Parish. Sono spariti dalle scene così, il cantante è andato a rovinarsi nei Suicide Silence, vabbè, sono scelte, sì, a me non il di death più. non piace in generale, quindi Neanche a me, però qualche gruppo buono, in effetti, anche lì c'è, indubbiamente. sì, intanto mancano 7 minuti prima che Instagram ci chiuda la diretta, quindi Ok, intanto ma ce la chiude brutalmente o fa, perché io sono novello, o ci fa un conto alla rovescia? Ci fa un conto alla rovescia, ti dico io quando insomma, gli ultimi 30 secondi, quindi Va insomma, bene, ok, abbiamo un almeno non pochino di si fa una tempo cosa così. troppo brutale, se no, ok. No, no. Allora c'era Pierangelo che dice: Gli Avok, che cosa ne pensate? Allora io ho messo sul sito ora la mia recensione del disco che esce settimana prossima, quindi leggerete che cosa ne penso degli Avok. Tu che ne pensi degli Avok? Gli Avok, rinfrescami un attimo la memoria, thrash metal, giusto? Sì, Ah, americani, ok. sono 10 anni che fanno dischi. Ok, sì, no, li ho ascoltati bene. Guarda, sinceramente, cioè, anche lì è un gruppo osannato da tanti che ne parlano bene. Secondo me, insomma, è un buon gruppo thrash metal che fa il solito thrash metal che rimasticato che già fanno altri 2000 gruppi. Ecco, cioè, secondo me i Vector se li mangiano, se li sgranocchiano cioè, Vector, come una ok. nocciolina, ecco, per dire. Quindi è un gruppo di mestiere che fa bene quello che fa, però fa una cosa di mestiere. Quindi, cioè, non è che dico che non siano bravi, sono bravissimi, indubbiamente, però a me a livello personale, ecco, interessano poco. Comunque, sì, ora ho ben chiaro, li ho ascoltati per diverso tempo e
E ribadisco la mia posizione, ecco, un gruppo di mestiere, un buon gruppo di mestiere, ma siamo lì, ecco, non mi hanno mai appassionato più di tanto. Comunque il nuovo disco lo ascolterò, perché comunque sono sempre curioso, ecco, ad ascoltare anche i nuovi album delle band che magari in passato non mi hanno entusiasmato. Ad esempio ora il nuovo disco dei Trivium sta per uscire, io i Trivium non li ho mai Non apprezzati uscito. particolarmente, ho ascoltato le canzoni nuove e percepisco proprio una crescita a livello di scrittura musicale, di idee, quindi sarò curioso di vedere un po' se a questo giro riusciranno a convincermi al 100%, nonostante insomma ne abbia sempre parlato in toni poco entusiastici della loro musica. Comunque, staremo a vedere, ecco, io sono sempre pronto a cambiare idea. Tra l'altro, guarda, voglio aprire una parentesi velocissima per far capire Vai, vai. che io comunque sono sempre pronto a rimangiarmi quello che dico, a cambiare idea, perché uno dei dischi che ultimamente sto ascoltando di più e che mi sta piacendo veramente tantissimo, che per me è stata una vera rivelazione, è Guardians degli August Burns Red, che è un gruppo che non mi aveva mai esaltato granché, perché è il classico gruppo metalcore con tutti gli stereotipi e cliché del genere, sicuramente migliori di tanti gruppi indecenti che non sto neanche a nominare, però mi sembravano un po' sopravvalutati come band. E invece questo disco è spettacolare, secondo me. Ecco, hanno fatto un salto di qualità incredibile, proprio c'ha dei riff che mi coinvolgono proprio completamente, non riesco a togliermeli dalla testa, quindi probabilmente, anzi sicuramente nella prossima top 10 del 2020, insomma, ne parlerò perché è un disco che sto Guarda. ascoltando tantissimo. Allora, io mi dispiace di non essere riuscito a rispondere a tutti, insomma, perché veramente tantissime domande, tantissime cose. Quindi, se c'è qualcosa che vi preme in maniera particolare, scrivetelo in grassetto Siamo a e veloce. rincorcioli, infatti. Infatti, abbiamo tipo 3 minuti scarsi. Allora, c'era anche un periodo preferito dei King Crimson. Ah, è difficile da dire. Per me ogni loro periodo è geniale a suo modo. All'inizio erano molto più sperimentali, cioè sono sempre stati sperimentali, però diciamo, probabilmente ecco. Sono due cose talmente staccate, ecco, perché dagli anni 70 agli anni 80 erano un gruppo, dagli anni 80 in poi sono diventati un'altra band molto più adatta anche alle radio, in un certo senso, perché continuavano a fare musica difficile, ma canzoni più contenute, più afferrabili anche da un pubblico, diciamo, più generalista. Quindi sono due cose talmente separate, per me sono geniali tutti e due allo stesso livello, quindi non riesco a dire un periodo preferito rispetto a un altro. King Crimson è uno dei gruppi più geniali dell'universo, basta, non aggiungo altro. Perfetto. Over Allora, Prepare poi. Burzum allora, velocissimo, il primo di Burzum, film che consigli, Gojira, e non so se vuoi rispondere, ma c'è uno che ti chiede delle idee politiche. Boh, quello decidi tu, però non so. Ah, ok, vabbè, idee politiche magari ne riparleremo in un'altra live, magari, se faremo Sì, un'altra live più però. avanti, perché idee politiche è lunga la cosa, quindi non vorrei. Io Tra comunque l'altro, mi magari non. ritengo. Sì, magari. Film che consiglio, boh, ora detti così al volo, qualche film recente che consiglio, La casa di Jack, Midsommar, Parasite e Shin Godzilla. Questi quattro film fantastici, senza argomentare, ma perché Gojira hai detto? Non ho capito. C'era uno che si chiama Gojira Ah, grosso. bravissimo, ah, il gruppo, ah, ok, no, non è riferito a Godzilla. Comunque sì. Questi quattro film, poi magari avremo modo di argomentare meglio in futuro. Ora bisogna stringere, quindi vado sparato. Sì, velocissimo. Che cosa ne pensi della scena Pornogrind, Gutalax, Spasm e Cazzo Frocio? Ti piacciono? Vabbè, boh, sì, per farmi quattro risate ogni tanto quando sono depresso, cioè mi ascolto un pezzo dei Cock and Ball Torture, cioè già il nome Tortura di Cazzo e Palle, mi fa ridere solo il nome, quindi. Ma che ne pensi? È musica molto autoironica, quindi c'è poco anche da pensarci. Cioè, già se ci pensi, boh, cioè, non lo so, stai sprecando inutilmente la tua attività cerebrale, quindi c'è poco da pensare. Comunque se mi diverte, ecco. Consiglio anzi i Menstruophagist, che è un gruppo dove ci sono il mio amico Leon, un gruppo locale divertentissimi, fanno canzoni sulla cucina, su Sì, cose presente. improbabili, quindi divertentissimo. Comunque. Ho Apprezzo. fatto una diretta anche con lui ormai 6 mesi Ah fa. sì, anche con Leon. Ah, vabbè, grande Leon, caro amico, lo saluto. Cock and Ball Torture li conosco, Cinghiorso, Peggio Parasite per te Primi. se li conosci, eh. Peggio per te vuol dire che hai qualche rotella come me che Eh sì. andrebbe sistemata.
Vabbè, allora io vi ringrazio tutti, manca ormai meno di un minuto, vi ringrazio tutti per essere rimasti in così tanti, ringrazio te e Mauro per la disponibilità per questa chiacchierata, vi ricordo a tutti di iscriversi, guardare i nostri profili, eccetera, eccetera, vi lascio tutto chiaramente il profilo. Vai, hai Ok, 15 anch'io secondi per salutare. un saluto a te e grazie per avermi invitato a questa live e un saluto a tutti voi che avete partecipato. Ci vediamo presto con nuovi video, con nuovi progetti, comunque ritorneremo. E stay metal.